No. Lui non mi risponde così. Lui mi dice: perché fai quella faccia? Lo sapevi, no? Io me ne sto andando. Io me ne sto andando da questo paese. Io che ci faccio qui? Inseguo un sogno. Ma io lo sapevo che non era vero. Le sue dita sembravano farfalle. Quando si cantava la gente si girava attorno. Era una cosa bella, una preghiera. Qualcuno diceva che aveva una bella voce. Un bello, come di un insieme. Quando Issan cantava, le ragazze si affacciavano alle finestre per sentire la sua voce. Quando Issan cantava, le
le stelle aumentavano nel cielo. Poi fumo al paese, andava vicino a Dissam, lo guardava e poi diceva: Dissam, tu sei una stella? Oltre l'abbandono di mia madre. Dissam pensa: scuro di arrivare in Europa, sono disposto ad andare a nuoto. A sfidare la morte! A lasciare tutto. A qualsiasi compromesso. Dissam dice alla sua chitarra: non voglio che nessuno ti suoni. Dissam dice alla sua chitarra: adesso non ti posso portare, ma tornerò a prenderti. Ti devo lasciare, ma non prenderla a male. Ti farò costruire una custodia nuova. Io ho un sogno: cantare anche se sono suonato. Plastico del quartiere, delacchilizzato e penduralizzato. Io mi espongo, chiedo un mutuo. Io mi espongo con un nuovo gioco di ruolo, caccia e furbo. Io mi espongo, tengo il bicentro nel guinzaglio e divento. Passava la vita a pascolare le pecore, a lavorare nei campi, a cogliere le olive, le castagne. Ma tutte le domeniche mattina Salvatore si metteva la camicia bianca di suo padre, i pantaloni neri, quelli che gli aveva cucito sua zia per il compleanno. Vestito bene, Salvatore con il suo clarinetto scendeva in paese. Le vie si riempivano di musica. Pepe, 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 pepe. Tutti dicevano: Salvatore, come suoni bene! Tu Rigeggio, diventerai musicista! Lui ascoltava e sorrideva. Aspettava quel giorno. Dalla piazza del paese, Salvatore guardava lontano. Vedeva il mare. Un mare lontano 12 chilometri che non aveva mai visto da vicino, che non aveva mai toccato con mano. E quando guardava quel mare, con quell'azzurro sopra e quell'azzurro sotto che si baciavano, Salvatore pensava al suo sogno. Un giorno suo padre gli dice: tu ricevi, a settimana che bella, in arrivi con me a Milano. Milano, papà, mi porti a Milano, come sono fortunato. Salvatore è contento, agitato, quella notte non riesce a dormire. Cosa pensa di aver attaccate delle medaglie? Pensa che sia la sua divisa da tenente colonnello. Fai questo, fai quello, stai zitto, brigati lava, prendi le ordinazioni, veloce. Magari mi farà usare l'acqua calda prima o poi. No, se ci mettiamo pure l'acqua calda te la godi, eh? Ma cosa sei, una femminuccia? E poi tutti dicono di sapere suonare la chitarra, ma nessuno la suona. Ah sì, un sempre insis. Aveva un chicco, la manusca, un filippo, un tino, qui... Un dì alle arrivata una nuova, una donna bellissima, ad occhi camelli, alle brutte mani, e
dovrete la venire su di me. Allora mi domanda, Filippo, ma com'è che la facciamo la tua donna? Che tutte le mattine attraverso la città per andare a lavorare in quel laboratorio. È dall'aprile del 2009. Che mi ha fatto la lì per imparare delle cose, delle tecniche che serviranno a realizzare i miei progetti, non i loro. È dall'aprile del 2009 che le mie colleghe sanno che mi chiamo Martina e quando arrivo in laboratorio mi salutano chiamandomi per nome. Ciao Martina, Martina, la grande città di Milano. Ecco. Tra le enormi tube che mi costruivo la sera ai bordi della strada, tra il marciapiede e quella lunga striscia bianca. Ma cosa siamo noi, eh? Clandestini? Forse siamo invisibili, infatti non ci vedono. Ma io corro, perché devo correre, perché Lili mi è stata un contratto al progetto. E corro perché dall'altra parte mi ha fatto una collaborazione stagionale. E poi lì devo fare un intervento formativo all'interno di una scuola superiore milanese. E corro come soltanto mi è stata una riunione, una di quelle importanti. E corro, corro, ma sono stanca. A volte vorrei rallentare e quasi fermarmi, ma non lo fare, perché se lo fai, mille cagioni, se fai che non prendi il timore, tu sparisci. E allora corro nella città di Milano. Io piccola, lei grande, io fragile, lei indifferente. Infatti io per lei non esisto. Autoritaria. Mi scusi, quanto che c'ero prima io, eh? Eh no, lo so benissimo, perché prima davanti avevo un cappotto nero e ora un mantello rosso. Non l'avevo vista. Certo, cosa sono qui a fare la divisione tra due persone? Ma cosa voglio che tu fa? Ditemelo, perché funziona sempre così? Sono forse troppo buona? Ho la mancia di una che ti dice puoi passare davanti? Ditemelo, perché funziona sempre così? Guardi questa gente, guardi! In fondo siamo qui tutti per lo stesso motivo, no? Ma perché si abitano quel fatto? Cosa sta succedendo?